Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti alla nuova puntata di Good Morning Milano. Eccoci qua dopo un giorno di stop, ritorniamo in diretta. Oggi è giovedì 23 novembre, sono le 12.35 in questo istante, quindi benvenuti appunto alla nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi parliamo, come avete già visto nelle nostre anticipazioni, di teatro. Lo facciamo con un amico di Milano News, con una persona che siamo veramente contenti di avere qui ospite. I più attenti di voi l'avranno già lo riconosceranno, perché l'avranno già incontrato quest'estate in giro per Milano, ma non perché andasse in giro a fare il turista, ma perché saltava da un teatro all'altro del suo bellissimo festival, il Festival Milano Off. Io do il benvenuto a Renato Lombardo, che è qui oggi a parlarci invece di Palco Off in qualità di direttore organizzativo. Ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici, buongiorno Milano. Buongiorno a te Renato. Allora, appunto, ci siamo lasciati a giugno dopo una settimana bellissima di teatro sparso in giro per la città, teatro fatto in luoghi che neanche i milanesi sapevano che esistevano. Hanno scoperto nuovi teatri grazie al tuo festival. Ritorni qui oggi da noi a presentarci invece una rassegna nuova, una rassegna che parte proprio domani, che si chiama Palco Off. Che cos'è Palco Off? Palco Off è giunta la sua terza edizione a Milano. Nasce a Catania in un jazz club, facendo spettacoli da domenica e lunedì, un po' per gioco, per riattivare quello che è sempre l'idea di dare un senso critico alle storie, portare in scena la vita e dare delle emozioni e un senso critico. È questo l'off, è questo le storie che vogliamo raccontare sempre. 6 anni fa nasce a Catania e da 3 anni fa ci hanno chiesto di farlo a Milano, ma ovviamente a Milano non potevamo portare il teatro nazionale, che già parecchio del teatro nazionale si fa a Milano. Quindi abbiamo deciso di andare sul nostro know-how, sulle nostre origini, e quindi portare Palco Off, ma con un sottotitolo: autori, attori e storie di Sicilia. Ecco, appunto, perché non è da confondere con, ad esempio, all'inizio quando siamo visti poco fa ho fatto un errore, ho detto quindi è il festival del teatro siciliano. No, perché attori, autori e storie di Sicilia, quindi non necessariamente sono siciliani coloro che poi racconteranno queste storie. Assolutamente no, sono storie di Sicilia, storie. Per esempio, il primo spettacolo, che sarà appunto da domani. 24, venerdì 24, 25 e 26, Come un granello di sabbia, è fatto da una produzione calabrese. In scena c'è Salvatore Arena, che è uno dei più grandi performer off in questo momento italiani, e portano in scena questo spettacolo che è Come un granello di sabbia, storia di Giuseppe Gulotta, storia di un innocente, ed è la vera storia di Giuseppe Gulotta, questo ragazzo di muratore di 18 anni che viene accusato di due omicidi di carabinieri durante una strage a Trapani, e questo negli anni 70. Il ragazzo viene prelevato, diciottenne, appena diciottenenne, contento che stava per avere la sua prima Vespa, ecco. E viene prigionato e costretto a confessare, costretto con le costrizioni che all'epoca potete immaginare in una Sicilia piccola, in un paesino piccolo della Sicilia, con tutte le pressioni che ha subito a 18 anni. Insomma, si fa 22 anni di galera per poi subire 11 processi ed essere dichiarato assolutamente innocente. Assolutamente innocente. Venerdì 24, sabato 25, 23, 24 e 25, da venerdì a domenica, racconteremo questa storia con lo stesso Giuseppe Gulotta, che interverrà dopo gli spettacoli per raccontare cosa ha subito. Oggi lui fa una fondazione contro per raccontare la mala giustizia, con la mala giustizia. Verrà anche il suo avvocato, l'avvocato che l'ha difeso, che ha creduto in lui. Quindi storie di vita, ma che sono paradigmi siciliani, che partono dalla Sicilia, ma che sono storie, storie di tutti. Storie di tutti, per ma tutti. È per tutti. Chiaramente Palco Off, voglio dirti, è un format ben particolare, ben preciso, che ha un aperitivo all'inizio,
dello spettacolo. Tu entri in sala e c'è un aperitivo offerto da Mandra Rossa, Cantina Sette Soli, che è una delle eccellenze siciliane, dei vini più premiati, e cibo siciliano. Questo mette già in comunione. Insomma, sono storie di Sicilia che quelle, no? Sono storie del gusto, è la storia di Sicilia, ma soprattutto creano un ambience che per poi ascoltare una storia tutti insieme, cioè si inizia a degustare insieme con un bicchiere di vino, insieme si raccoglie la storia, si raccoglie l'emozione della storia e poi la si condivide. Dopo c'è un incontro con gli attori, uh-huh, e in questo caso anche con Giuseppe Culotta, il protagonista di questa storia. E in tutti e tre gli spettacoli? In tutti gli spettacoli, spesso magari si fa la prima, c'è poi allora, dopo Giuseppe Culotta ci sarà la prima, okay, sicuramente, perfetto. Probabilmente si potrà fermare anche sabato e domenica, lo sapremo solo venerdì, okay. Però venerdì c'è sicuramente, e subito dopo, uscendo, si potranno vedere delle opere dell'artigianato siciliano, in questo caso di gioielleria, le perle di Caltagirone, i gioielli di Giuliana De Franco e la ceramica di Caltagirone. E quindi è un viaggio assolutamente nella tradizione, nel gusto della Sicilia. Lo spettacolo di domani ha anche una peculiarità, nel senso che domani è il Black Friday in tutto il mondo, insomma, esatto. Amazon ormai ha un po' conquistato tutti quanti, e ha conquistato anche te, Renato. Nel senso che anche voi avete fatto il Black Off Friday. Raccontaci un po' che cos'è il Black Off Friday e come funziona. È un last minute, quindi vorrei online, sì? Dirvi in diretta, due biglietti al costo di 10 euro anziché 18, okay, euro. Abbiamo anche ciascuno. La grafica appunto per farvi capire meglio. Se inviate subito un SMS al nostro telefono di riferimento, che è il 391 141 299, ma che dovremmo vedere, sì, vediamo in sovraimpressione in questo momento, esatto, potete prenotare anche con un SMS con i nomi per uno degli spettacoli, o venerdì o sabato e domenica, e il Black Off Friday, ma anche inviando un'email a prenotazione@palcooff.it. Ma vorrei averli sul telefonino qui, che ho qui in diretta. Ah, ecco, quindi vediamo. Scrivete direttamente a Renato in questo momento in diretta. Io direi appunto, Arianna, lasciamo fuori il numero di telefono, facciamo vedere anche la locandina appunto dello spettacolo del Black Off Friday che va in scena domani appunto come un granello di sabbia. Sì, però Palcoff è una rassegna, sono però 5 non spettacoli, è solo questo. E sono 5 spettacoli, e nel Black Off Friday offriamo anche l'abbonamento che è 60 euro per tutti e 5 gli spettacoli, ripeto, compreso la degustazione, compreso tante altre cose che ora ti dirò, sì? In questo momento lo possiamo dare, questi 5 spettacoli, 60 euro, e aggiungiamo 2 biglietti omaggio, quindi non sono 5 ingressi, ma sono 7 ingressi per portare degli amici. Gli abbonati avranno in estrazione diverse cose. Ci sarà un sorteggio alla fine, quindi ci sono 2 weekend di Charme, per 2 persone alla fine, offerta da Imbriani Viaggi, una località di Charme in Sicilia. Poi la Mandra Rossa offre un weekend per il wine tour, che sarà a Menfi per la raccolta della vendemmia di fine agosto nelle campagne di Menfi, ma che è arte, cultura, spettacolo, è veramente un evento grosso. E Siciliani d'autore in sorteggio offre un gioiello delle perle di Caltagirone, una ceramica di Caltagirone e un gioiello di Giuliana De Franco. Quindi tra gli abbonati ci saranno queste 5-6 estrazioni. Che vale la pena tentare, facendo l'abbonamento a tutta la rassegna, perché appunto adesso andiamo
No, lasciamo il Black of Friday, magari poi lo riprendiamo in chiusura. Andiamo avanti, nel senso che appunto abbiamo parlato di novembre, ma ogni mese ci saranno tre giorni dedicati appunto al Park Off, al Teatro Libero di Milano. Cosa va in scena allora nei prossimi mesi? Quindi a dicembre che cosa vedremo? Allora, a dicembre vedremo Virginedda adorata, Verginella adorata, tradotto, è la storia vera anche questa di un femminicidio avvenuto a Trapani, dove questa donna incinta di 9 mesi del quarto figlio, viene il marito, l'orco, l'assassino, porta a casa prima l'amante con i figli e la obbliga a questa convivenza. Dopo un paio di mesi lui e l'amante decidono di portare la moglie in campagna e lì ucciderla e bruciarla. Naturalmente una storia molto dura, di femminicidio, uno altro argomento molto purtroppo attuale, è scritto e riscritto da Giuseppina Torregrossa, una delle scrittrici di punta siciliane, che invece immagina tutta questa tragedia sotto un altro punto di vista, mettendo in campo anche il sacro, cioè questi attori, sia la vittima che la madre della vittima, la figlia della vittima, l'omicida e l'amante, vanno in pellegrinaggio da Santa Rosalia invocando la grazia, c'è questo rapporto tra sacro e profano con una Santa Rosalia che in effetti era un'eremita e che non ha tanta voglia di rispondere a certe domande, o quantomeno non dà le risposte che loro si aspettano. Ma cosa dirà? Lo scopriremo, e comunque scopriremo anche una Santa Rosalia molto ironica, che fuma in grotta. E infatti dicevi appunto la Santa Rosalia, perché Santa Rosalia mi dicevi è un'eremita, quindi diciamo le chiacchiere un po' le chiacchiere non le piacciono molto, le chiacchiere le disturbano, soprattutto quando sono chiacchiere terrene. E una delle battute, per esempio, dice: vengono qui per chiedermi, Santa Rosalia fammi vincere la lotteria, Santa Rosalia fammi rifare le minne, e delle cose molto terrene, e del rapporto che oggi c'è con la religione, che insomma è molto invece terrena, e anche questo viene rivisto dalla penna di Giuseppina Terragrossa. In scena due brevissime artiste, sono Francesca Vitale, che è la direttrice artistica, ed è la direttrice artistica di tutta la rassegna, e l'ideatrice di tutta la rassegna, ma anche attrice e autrice, e Egle Doria, dirette da Nicola Alberto Rufino, che è un ronconiano, ha fatto la scuola del piccolo e ha messo su un po' diversamente da quello che ci si poteva aspettare da un racconto del genere. Ha già avuto grosso successo, siamo al secondo anno che partiamo in giro, questa è una produzione nostra di La Memoria del Teatro, ecco. E questo, quindi il femminicidio anche... quindi due storie, la rassegna si apre con due storie vere, due storie vere, appunto, sì, due storie romanzate, verissime, raccontate poi da un punto di vista molto simpatico, mi rabbia dire anche quello, cioè una storia davvero dura, cruenta, ma raccontata in una maniera anche diversa. Comunque diversa, che fa anche un po' sorridere a volte, esattamente, cerca, quindi, insomma, perché comunque questa Santa Rosalia è un po' alternativa. La Santa Rosalia eremita che fuma nella grotta, che mangia le briochine, che non vede l'ora che se ne vadano, che si pulisce la grotta. Insomma, è in qualche modo non è uno sdrammatizzare, ma è dare anche una leggerezza. D'altronde, sai, le storie vere vanno raccontate, ma il teatro ha anche una mission, che è quello di dare poi alla fine una conclusione, un'idea, una fine, un senso alla storia che racconti, che invece non ha senso il femminicidio, la mala giustizia non ha senso, però quando lo metti in scena devi chiudere lo spettacolo e quindi devi dare una fine che abbia un senso, e quindi in qualche modo dai una fine che è utopica e concretizzi un'utopia, dai un'idea diversa di quello che è il senso di questi grossi problemi, e quindi muovi, ecco, un senso critico. Non saranno le uniche storie vere raccontate all'interno della rassegna, però invece a gennaio invece andiamo su una storia più, una favola, quasi, mi dicevi. Una favola, una pièce molto sognante di Eleonora Gusmano, che lei è di Agrigento,
un'attrice molto brava che sta facendo tantissimo delle fiction, sta facendo dei film, dei corti anche a livello internazionale e anche americano, e porta in scena Mozza. Mozza è una storia di una donna, di una ragazza che non può fare a meno che vivere in un peschereccio, su un peschereccio. Okay. Il suo idolo è il nonno, quindi la ripresa dei valori, uh-huh. la ripresa della meditazione, del rapporto col mare, il rapporto col silenzio, il rapporto lontano dagli stereotipi di una vita frenetica, e ci fa riflettere quanto importante sia la famiglia, quanto importante siano i valori e la meditazione, quanto è importante fermarsi a volte ad ascoltare la natura, se stessi. È molto profondo ed è molto poetico, è una novità assoluta, insomma, questo bisogna uh-huh. abbiamo fatto poche repliche e la portiamo a Milano. Fra l'altro, ripeto, tutti gli spettacoli sono tutti comprensibili, non sono in siciliano. Sì, sono assolutamente comprensibili. C'è qualche accento un po' alla Montalbano, se volete. Vabbè, ormai sdoganato, diciamo, ormai è sdoganato, insomma, sappiamo. E quindi questa è una storia che fa pensare, ma fa sognare. A febbraio ritornano invece, diciamo, le storie Bene. Reali, una storia Beh. Reale, una storia di Sicilia, una storia famosa forse anche, ma mai troppo abbastanza raccontata, mi viene da dire, nel senso che bisogna sempre raccontarla. Parliamo di Peppino Impastato. Peppi è la storia di la voce di Peppino Impastato e dei suoi proclami da Radio Out. Come lui arrivò a decretare il suo omicidio, perché sapeva bene che l'avrebbero ucciso. E c'è la madre in scena che racconta la parte della tragedia dei morti per mafia. Quindi chiaramente un personaggio, abbiamo avuto Don Pino Puglisi, insomma, di personaggi in Sicilia e di eroi ne abbiamo veramente tanti che sono siciliani ma sono nazionali. Peppino Impastato è uno di questi, uno che ancora ricordiamo con grande veemenza e ce ne vorrebbero tantissimi altri, con il coraggio che ha avuto lui a 100 passi dal suo carnefice, poterglielo gridare in faccia dalla radio privata, come stiamo facendo noi in questo momento, come stiamo facendo, ed è fra l'altro questo spettacolo. No, infatti l'abbiamo già visto questo spettacolo, no? Perché diciamo che finisce in questa rassegna anche per meriti, cioè, meriti sportivi, verrebbe da dire, no? Nel senso che sul campo ha vinto qualcosa, giusto? No? È stato selezionato tra i 50 spettacoli di Milano Off, del Festival Milano Off 2017, è stato selezionato per partecipare proprio alla rassegna Palco Off di Milano. È una produzione di Augusta, okay, con Pierpaolo Saraceno e Maria Paola Tedesco, quindi ha già passato una giuria, il voto popolare, è uno spettacolo, insomma, da non perdere. Ha già anche superato la prova con Milano, la insomma, prova con Milano che gli ha voluto bene, l'ha amato davvero tanto, era sempre pieno durante le giornate del Festival Off, le repliche della sì. voce di Peppino Impastato, davvero un bellissimo spettacolo che va in scena appunto a febbraio 24-25 febbraio. Chiudiamo poi a maggio questa rassegna. A maggio, saltiamo a maggio perché si è una nuova produzione, una coproduzione con Cronos 3, e la cosa brutta che vede in scena sempre Francesca Vitale con Matteo Pastore e Ilaria Marchianò. È una storia scritta da Tobia Rossi, che è stato premiato da Istrio per la sceneggiatura, quindi è una messa in scena una prima e con questo testo appunto molto apprezzato. La storia è una famiglia, una madre che insegue con due figli che vanno, la figlia va nel bosco a cercare il padre scomparso, mm-hmm. che le diceva non andare nel bosco, in fondo al bosco c'è la cosa brutta. Lei prende il fucile per andare a, quando il padre scompare, muore, prende il fucile per andare nel bosco a uccidere, ad affrontare la cosa brutta per riportare il padre indietro. Ma non serve il fucile in quel caso. Ma non serve il fucile, perché scopriremo, insomma, che la cosa brutta, lo si capisce subito, è la depressione.
Okay. E quindi si affronterà in qualche modo il male del nostro periodo, il male del uno dei mali del nostro tempo, del nostro tempo, che e quindi è molto delicato, un po' pulp, una storia molto attuale che Tobia Rossi ha scritto veramente con grande maestria, e sicuramente Manuel Renga con la sua regia ne farà un ulteriore capolavoro contemporaneo, di drammaturgia contemporanea. Quel tutto chiaramente, gli approfondimenti, i trailer e sì, tutto sul nostro sito www.palcooff.it. Ricordiamo poi appunto ancora il Black Friday, il Back of Friday, quindi Arianna, andiamo ancora a mettere fuori il numero in sovraimpressione così che si possa scrivere direttamente a Renato per chiedere i propri biglietti appunto scontati per lo spettacolo di domani. Venerdì. Lasciamolo fuori fino alla fine, siamo quasi in conclusione in realtà, Renato, abbiamo già concluso il nostro tempo, come si dice, quando si diverte il tempo passa, no, si dice, quindi insomma qualcosa, un motivo per venire a Palco Off? Prima di tutto salirete su un teatro che è sui tetti del Milano contemporanea, affrontare al terzo piano il nostro, ecco, vedi, ho lasciato il telefono in diretta perché invece non mi sono arrivate le cioè, chiamano. Allora, il motivo è venire a scoprire il Teatro Libero, per chi non lo conoscesse, è un teatro al terzo piano del Palazzo di Ringhiera, delle case di Ringhiera, sulle tetti della contemporaneità di Milano. Già tipico la location. Entrando è un viaggio, non è solo uno spettacolo, c'è la degustazione dei vini, si entra nel gusto, si affrontano delle tematiche e si gode di un senso critico condiviso e si lascia con la bellezza dell'artigianato, quindi è una condivisione a tutto tondo e per gli spettacoli che difficilmente rivedrete a Milano, stanno solo 3 giorni e sono momenti unici da condividere e da consigliare. Direi che questo era il miglior spot che potevi fare a questo Black Friday? Sì, è sotto di te in questo momento è in onda il numero. Ricordiamo poi che comunque appunto finita la diretta il video rimane disponibile, quindi cioè, avete tempo fino a domani per chiamare, giusto? Fino sì, a stasera? Sì, sì. No, fino a domani. Fino a domani, tutto domani ancora potete prenotare sia per quindi venerdì anche se li vedete in differita, non preoccupatevi, non vedete che vi rispondo in diretta, ma scrivete comunque, anche se rivedete questo filmato, fino a domani c'è tempo, fino a domani venerdì c'è tempo per richiedere appunto i 2 biglietti scontati per lo spettacolo di venerdì sera al teatro. Sabato o domenica oppure anche i vari sconti sull'abbonamento, appunto i 7 ingressi invece che i 5 esatto. Ingressi, insomma davvero tante le promozioni e davvero tante le storie raccontate dal Palco Off. Renato, io ti ringrazio davvero tanto, ci vedremo sicuramente al Teatro Libero perché so che insomma stai facendo un gran bel lavoro in questa nuova veste anche di direttore del Teatro Libero, poi ne parleremo meglio magari le prossime volte. Sì, con molto piacere, mi farà piacere raccontarvi anche del Teatro Libero, io sono il presidente del TLLT, che è Teatro Libero e Libero Teatri, è questa associazione di 6 compagnie di 6 teatri che ci siamo messi insieme per la gestione del Teatro Libero, che piano piano sta cercando di avere una svolta sul contemporaneo. Anche insomma, è sempre più un teatro, secondo me, però importante. Cioè, stiamo conquistando spazi all'interno della città ed è importante questo, davvero. Sì, credo e spero che il teatro abbia sempre. Soprattutto dobbiamo lanciare un appello per i giovani. Perché il nostro pubblico è il pubblico del teatro, io vedo che è tra i 40 e i 60 e il 70%, 60-70% sono donne. E, ecco, i giovani devono trovare una convenienza sia economica, perché partiamo sempre da un discorso economico e ce l'hanno, perché da noi già i giovani pagano 10 euro, già quindi economicamente con 10 euro anziché farvi l'APE, potete venire a farvi l'APE più lo spettacolo più probabilmente vincere qualcosa altro, no, e trovare anche un momento che sia diverso di condivisione e delle emozioni, perché voi sarete i prossimi giudici, i prossimi avvocati,
sentire queste storie vi serve. Una storia di teatro è vivere una vita in più, così come leggere un libro. Poi ve lo dico, non pensate, i spettacoli in realtà durano anche poco, non sono... Durano un'ora e un infatti, no, una cosa, guardate, che io sono testimone dalla rassegna che abbiamo fatto appunto a giugno qui al Corenato, tutto il Milano Off. Ho visto, non avrei mai pensato in vita mia di vedere ogni giorno uno spettacolo teatrale diverso, li ho visti tutti, ogni sera andavo a teatro, mai avrei pensato di poter fare una cosa del genere in vita mia, invece l'ho fatto, mi è mancato quando è finito, è davvero... È qualcosa di, come dice Renato, vivere una vita, un'altra vita, vivere una vita nuova, condensata in un'ora e mezza, quindi davvero non fate neanche quasi, cioè vi trovate coinvolti proprio e non vedete l'ora di rifarlo, quindi e soprattutto poi è anche bello perché dopo si può andare a fare l'aperitivo a cena e finalmente c'è qualcosa anche di cui parlare, che non è mai scontato invece che parlare delle stupidate che ci stanno tutto il giorno intorno a noi. Insomma, c'è uno spunto in più per magari conoscere meglio la persona con cui si sta o le persone, i propri amici con cui ci si esce tutte le sere, insomma condividere è sempre una cosa interessante. Sì, perché poi dopo lo spettacolo, il momento del dibattito successivo, questa condivisione anche delle emozioni, anche di dire a me è piaciuto questo, anche se ce l'hai dentro, se tu finisci lo spettacolo e poi esci, scivola. Quei 5-10 minuti dirsi le cose insieme sedimenta e te le porti. Non pensate appunto ai grandi dibattiti, non siamo al dibattito della corazzata Potionchi dopo il film dei Fantozzi, no, non è così, è davvero un momento di condivisione e di divertimento, ma comunque ci si diverte nel dare e raccontare le proprie emozioni, anche toccando temi invece importanti e interessanti come quelli che ci porta a Park Off. Renato, grazie mille davvero, grazie, complimenti Fabio, per il grande lavoro che state facendo, ci vediamo a teatro quindi. Ci vediamo assolutamente a teatro, fra l'altro un'ora e un quarto, per noi c'è una filosofia, oltre l'un'ora e mezza al teatro è sequestro di persona, quindi non state tranquilli. Va bene, grazie mille Renato, grazie Fabio, grazie amici di Milano News, e spero di vedervi tutti in teatro e aspetto i vostri sms o email per il Black Friday. Proviamoci, no? È un'occasione, come Amazon, non anche infatti, noi. Insomma. Va bene? Grazie mille davvero, grazie a tutti voi che ci avete seguito, avete visto sono in impressione ancora il numero di telefono a cui chiamare, appunto cui scrivere direttamente a Renato in questo caso, che vi darà poi la possibilità di avere i biglietti scontati per tutto il weekend oppure sull'abbonamento dell'intera rassegna. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano All News e domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto!